Stasera cominciamo con una nostra coppia ormai conosciutissima. Storica, quasi storica. Come noi. Quasi come quasi. Noi. Quasi. Presenti te? Presenterò io. Stiamo parlando di Jelly e Jerry. Ma sempre solo questo all'inizio. Infatti io mi aspettavo tipo un'entrata a destra e una a sinistra. No, no, non dove che non sta? Sei gradito, eh. Come ciao, dice la Pausini? Non c'è, non c'è, non c'è, Jerry, non c'è. Come non c'è? Vabbè, lasciamolo fare. Vabbè, allora le lasciamo così tutto lo studio per lui. Grazie, grazie, grazie. Prego. Siete bellissime, grazie, siete bellissime. Grazie. Grazie, 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 grazie. E io ne approfitto stasera per parlarvi di me. Ne approfitto veramente. Scusi, aveva facendolo, ho buttato fuori da sé. Ne parlerò un'altra volta, ne parlerò un'altra volta. Ma voleva parlare di lei. No, 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 no. Parliamo di lei. Parliamo di lei. Ascoltare. Già che ha capito, la gente è strana. Se la gente... lo lasci dire. Con chi è arrabbiato? Con chi ce l'ha? Tiro sempre gli schiaffi. No, no. La gente è strana. Ce l'ho con quello che sta, il mio collega che abita di fronte a casa mia. Un carabiniere che sta di fronte a casa sua. Un altro carabiniere che sta... E cosa gli ha fatto? Cosa gli ha fatto? Quel cattivone? Quel cattivone? Cattivone, perfido, invidioso, e poi racconta le bugie. Ecco. Dice, stai attento a me. Quando sei con la tua moglie a fare l'amore, chiudere le persiane. Ieri sera ti ho visto. Aia! Aia. Lei le chiude le persiane, Guido? Le persiane le tengo aperte quando mi pare. Ma lui non dice... deve essere cattivo col suo collega, gliel'ha detto per il suo bene. Lui mi ha detto, quando tu fai l'amore, chiudi le persiane, ieri ti ho visto. Allora? A me. A lei, sì. Io non c'ero nemmeno a casa ieri. Oh. Ha ragione. Che siamo ha ragione, poi proprio il suo collega, guardi, veramente... E il mio collega non ce la fa, capito? Allora io sono andato a casa mia, sono bravo, stato. Bravo. E lui è venuto da è me. È venuto dietro. E io ero lì con un panno, un cencio. C'aveva un panno? Uno straccio proprio bagnato parecchio con tanta acqua. E lo davo in uno spigolo. Qui, così. E lui che gli ha fatto quel cattivo? E lui mi ha detto, che fai con quel panno bagnato nello spigolo? Cosa stava facendo? Ma me l'ha detto il dottore di farlo. Come mai? Mi ha detto, che è successo? E ho picchiato la testa. E il dottore mi ha detto, passi... un panno bagnato dove l'ha picchiata. Ma no, allora lo spigolo, ma santa miseria, ma santa miseria. Ma l'ha picchiata, era il spigolo, dove l'ha stata, ma per favore, per favore. Una volta l'ho picchiato nei battiscopa, una volta... allora ero così. Sì, sì. Ti attento dietro, Ma non è spento, io non ci penso neppure. No, dai, non ci è penso. Entrante. Non sono entrante. Senta, Guido, lo sa che siamo qui a Comici 37, Si vuole esibire stasera? Si vuole esibire? Non voglio esibire. Allora, vorrei cagà, ma so sti... Stonato. Stonato. Sono stonato. Lei vorrebbe cantare, ma io sono sti... apostrofo onato. Stonato. Sono onato. Bene. O non sono onato? Onato. Una ballatina ce la fa? Non so babà. Ballare. Però so fare la poesia. Perfetto. Si intitola C'era. C'era? Sì. Solo così. C'era. Allora, c'era una volta un astronauta. Bella. C'era una volta un astronauta al ristorante. Bello. C'era una volta un astronauta una volta di qua e una volta di qua. La telecamera segua, capito? Che lei non segue mai. C'era un astronauta a un ristorante che mangiava. Beh. E poi alla fine ha chiesto il conto. È normale, un ristorante, un astronauta, ha mangiato, ha chiesto il conto, è una cosa normalissima. Eh sì! Alla rovescia? Come? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.